all'inizio nuotavo. Non è un movimento sportivo, non è un movimento tecnico, è una lasciarsi andare a ciò che l'onda ti comunica. È come, come se stabilissi una sintonia primordiale. Entro in un contatto profondo con il mare, cioè, per me diventa la vera armonia. Perché anch'io non ho imparato a nuotare, il mare mi ha imparato a nuotare come lui. Noi abbiamo la stessa anima dentro. Abbiamo passato tante ore in mare, prendendo il tempo di stare con lui, riesce a capire tutte le problematiche anche di un pesce. Noi andiamo soprattutto nelle scuole a comunicare questo messaggio, attraverso queste nostre avventure nel mare. La nostra propria esperienza, la nostra propria vita, dito col cuore. Accresce la nostra forza spirituale, quindi la famosa comunicazione senza parole. Abbiamo fatto la traversata dalla Corsica all'Elba, una nuotata che si è svolta anche in notturna. Praticamente a un certo momento accanto a noi si è affiancata una balena. Il pensiero della velocità deve scomparire assolutamente nei miei pensieri. Perché ci chiedevano sempre, ma la Corsica quanto tempo l'avete fatto? Ma noi non ci serve, anzi il più tempo possibile. La rispetti, quindi è fondamentale secondo me portare la bellezza come messaggio, la bellezza del mare, quindi è quello che dovrebbe essere.